In questo video vi mostrerò il terzo programma d'allenamento dedicato agli addominali. Un programma d'allenamento adatto a soggetti in buona forma fisica, a soggetti avanzati. Se nel secondo programma d'allenamento avevamo visto le super serie, in questo programma ci alleneremo con le triserie, ossia tre esercizi di addominali eseguiti in successione e senza recupero. Si recupera al termine dell'ultimo esercizio. In questo caso recupererete 2 minuti e ripeterete le triserie per 6 volte, in totale 6 triserie per allenamento. Anche in questo caso 2 giorni di allenamento settimanali che andranno mantenuti per almeno 4 settimane di allenamento. In particolare nel primo giorno lavoreremo con il crunch a libretto, il ponte in camminata e il ponte laterale, che verranno eseguiti in questo modo. Per ogni esercizio eseguiremo 12 ripetizioni. Quindi, primo esercizio faremo il crunch a libretto. Così. Fatte queste 12 ripetizioni, passiamo a fare il ponte in camminata, che verrà eseguito così. Fatte 12 ripetizioni di ponte in camminata, faremo il ponte laterale. In questo caso 12 ripetizioni da un lato, 12 ripetizioni dall'altra parte. In questo modo, ponte laterale. I più bravi potranno eseguire anche a braccio disteso. Quindi vengo giù e poi salgo, giù e salgo. 12 da una parte e 12 dall'altra parte. Terminato questi 3 esercizi, recuperate 2 minuti e ripetete la triserie per 6 volte. Nel secondo giorno andremo a fare altri 3 esercizi. In particolar modo faremo il Russian sit-up, la propedeutica ai burpees e l'hip raise. Anche in questo caso, per ogni esercizio, 12 ripetizioni. Quindi, 12 ripetizioni di Russian sit-up. Fatte queste 12 ripetizioni, facciamo la propedeutica ai burpees. Quindi, appoggiate le mani a terra, distendete le gambe indietro e da questa posizione portate i piedi vicino alle mani, lateralmente, così. Esercizio per lavorare lo strato profondo dell'addominale. Fate 12 ripetizioni e successivamente andate a fare l'hip raise. L'hip raise viene eseguito in questo modo. Portate le gambe in alto e da questa posizione sollevate e abbassate il bacino. Così. Esercizio 2. Anche di questo 12 ripetizioni. 12 del primo, 12 del secondo, 12 del terzo. Dopo il terzo recuperate 2 minuti. Eseguite anche in questo caso 6 triserie. Anche in questo allenamento terminate sempre con un lavoro generale per il resto del corpo. Vanno benissimo esercizi a corpo libero, quindi squat, affondi, scuoto una gamba, piegamento a terra, trazione alla sbarra. A questo punto potrete introdurvi al pit bull training, perché tutti gli esercizi del pit bull training lavoreranno tantissimo con l'addome, ma richiederanno una grandissima forma atletica, perché gli esercizi saranno molto ma molto intensi. Buon allenamento!